Fariba Teheran, la mamma di Silvia Salemi aggredita in strada, ecco cosa le hanno fatto. La madre della Salemi protagonista di una brutta vicenda. Le polemiche intorno all'uscita di Silvia Salemi dal Grande Fratello VIP 3 e la reazione della madre sono gli argomenti del momento. Ma ora forse si è perso il senso della misura vista che Fariba Teheran è stata aggredita mentre passeggiava in strada tra tre ragazzi. Quest'ultimi, infatti, l'hanno circondata e riempita di offese e parolacce. Fariba Teheran aggredita tra tre giovani. A rivelare la notizia che la madre della Salemi è stata aggredita ci ha pensato Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale di Gossip Nuovo. Quest'ultimo era stato ospite un paio di giorni fa a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso spiegando che dietro a questo gesto infame ci sarebbe la polemica per quanto successo nella casa di Cinecittà. Fariba Teheran è stata aggredita per strada da tre ragazzi, che le hanno detto, strega, meriti di morire. È chiaro che l'aggressione sia dovuta al finto rituale magico che Fariba avrebbe fatto per far innamorare la figlia e Francesco Monte. Aveva rivelato il giornalista. L'intromissione di Fariba, infatti, è costata molto cara alla figlia che è stata eliminata dal Grande Fratello VIP 3. Non solo Signoretti, anche l'ex Stefina Maria Monse è ospite da lei di Cologno, ha raccontato questo. Ho incontrato Fariba prima di venire qui. Era scossa, non smetteva di piangere, mi ha fatto molta tenerezza. Fariba Teheran e le polemiche sulla sua entrata al GF VIP 3. La Teherani, una modella di origini iraniane, è finita al centro delle polemiche per un comportamento scorretto. Nel dettaglio quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP, in lingua persiana ha confidato alla figlia Silvia delle cose accadute all'esterno del reality show. Fariba, però, si è difesa dicendo che non era a conoscenza di queste regole.